Adesso dalla nostra linea Sapori Salute vi presentiamo la linea Gran Gusto. Anche qua sono presenti tre tipologie di farine: la Gran Gusto Flexia, la Gran Gusto Omnia e la Gran Gusto Classica. La Gran Gusto Flexia è una farina 300-310 W che va già bene per fermentazioni dalle 24 alle 48 ore. La Omnia è un 360 di W e quindi va bene da 24-72 e oltre. E la Classica, che è quella sempre per lunghissime lievitazioni, quindi tranquillamente fino a 5 giorni. Oggi vi presentiamo la mediana, che è la Omnia. Ho già presentato qua il prodotto, è già pesato, sono 2 kg di farina con il nostro 3% di olio, che sono circa 60 grammi, i nostri 25 grammi di sale a chilo, quindi 50 grammi, e i nostri 4 grammi di lievito, che vanno bene per una lievitazione da 48 ore, con un nostro sempre 55-56% di acqua. Adesso vado a metterla nell'impastatrice. Con questa farina oggi presenteremo una pizza bianca con panna, zucchine, gamberetti e peperoncino per dare un po' di colore. Eccoci arrivati alla fine della lievitazione con la nostra farina Gran Gusto Flexia, che come potete vedere anche dal colore è una farina tipo 1, ricca in fibre con l'aggiunta del germe vitale. Questa è una farina che dà molto profumo e sapore e avrete sicuramente modo di apprezzarlo poi sui vostri ingredienti che andrete a mettere in fase di cottura. Adesso andiamo a fare la nostra pastella. Questa la guarniamo con un piccolo velo di panna che andiamo a mettere sopra. In questo modo cerchiamo di distribuirlo in maniera uniforme, senza avvicinarci troppo ai bordi per non avere poi dopo problemi chiaramente di infornamento. Mettiamo una piccola manciatina di mozzarella e adesso andiamo a infornarla. Ed ecco che adesso sforniamo la nostra pizza. Eccola qua. Come prima andiamo a fare una guarnitura a freddo con degli ingredienti. Sotto abbiamo messo, giusto per ricordare, un velo di panna e qualche pezzettino di mozzarella. E adesso andiamo a mettere dei gamberetti fatti a strisce così. Poi ovviamente ognuno la mette come vuole. Io chiaramente sto facendo una pizza con grande calma per farvi vedere un po' come vado a mettere gli ingredienti sopra. Poi ovviamente voi nei vostri locali avrete una velocità tale che sarà sicuramente migliore della mia. Queste sono delle zucchine gratinate che ho preparato precedentemente. Considerate che il croccante di questa pizza, quando andrete anche a degustarla, sarà data anche dal fatto, oltre che dalla lunga lievitazione che abbiamo dato e dalla qualità delle farine, anche del nostro spolvero, che è proprio studiato per questi tipi di lavorazioni. Adesso mettiamo 2 pezzettini di zucchina così sotto, ok, e poi sopra andremo a metterne di leggermente più piccoli, come fare una piccola piantina, un piccolo ciuffo. Ok, adesso per chi piace un piccolo tono di rosso con del peperoncino, ed ecco qua, la pizza è pronta.